Ciao ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video. Questo è un video in collaborazione con Banggood. Allora, mi hanno chiesto loro una collaborazione, sono molto felice di farla. E ho parlato e scritto sempre con Alessia. Pensate, il nome è una garanzia. Un bacione, grazie mille Alessia di avermi scritto dalla ditta Banggood, che conoscerete, ma io direi magari non tutte, ma in molte, perché dai, è un nome conosciuto, un po' come AliExpress. Adesso non voglio parlare di altri nel loro video. Comunque Banggood è molto ma molto famoso nel mondo di YouTube, perciò sono stata molto felice di ricevere la loro richiesta di collaborazione. Ma ho sempre parlato con questa ragazza che si chiama Alessia, ma gentilissima, in italiano, che non è male, direi. Mi ha offerto 10 euro o dollari, oh signor, non mi ricordo mai. Il singolo, vedere? No, dollari, ok, 10 dollari. E mi ha detto di scegliere nel loro sito. Praticamente non c'è un codice di sconto, però potete andare a sbirciare che cosa vi interessa di più. L'ordine l'ho fatto, vediamo un po' se c'è scritto. Beh, eravamo in contatto a giugno, quindi sono arrivati i pacchettini, 3 pacchettini distinti e diversi, poi io li ho raggruppati, arrivati durante le mie vacanze al mare. Quindi adesso, ritornata, posso fare questo video collaborazione. Ma prima non ce lo vogliamo dare! Un veloce sguardo a Luca Almeida, ma lasciatemelo dire, che ormai è entrato nel mondo YouTube. Anch'io ho la mia frase. Molto bene, sono felice di tutto ciò. E quindi io odiamo il veloce sguardo a Luca. Oggi mi sono truccata un po' di più del video della Degusta Box, perché lì ero proprio appena arrivata. E quindi non avevo tanta voglia di truccarmi. Adesso mi sono truccata un pochino, ma giusto per fare questo video, è un altro di collaborazione con un'altra azienda. Praticamente ho usato la Sweet Peach per gli occhi, ma proprio leggermente, con 2 colori. E invece questo rossetto è della Wycon e si chiama 08 Lilla. Così. È questo. Brava lì che mette fuoco, grazie mille. E poi orecchini semplici, ho cambiato il trago quando sono andata al mare, guardate, è fantastico. Mi piace da morire, è da Claire's, si trova da Claire's. Mi piace tanto. Ho messo il mascara, sì giusto, poi la magliettina dei Guns N' Roses. Ah no, è un video collaborazione. Sono un po' abbronzata, sì, sono un po' abbronzata e anche un po' dimagrita, è vero. Ma siamo qui per parlare di Banggood. Sapete che quando io faccio una collaborazione la faccio seria. Pum, 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 pum. Fiorello, mi manchi. Vabbè, allora vediamo un po' che cosa ho preso con 10 dollari. Ok, questo pacchettino è vuoto. Prendiamo questo qua piccolino, dai, perché io manco mi ricordo più. Li ho aperti in ufficio perché con Alessia eravamo curiosi di vedere, ma non mi ricordavo neanche più cosa avessi preso. I pacchettini sono tutti dentro qui, tutti pluriball, tutti con la pubblicità all'interno, che Banggood non è mica bao bao micio micio, cioè una ditta seria. Ecco, vedete com'è scritto? Eccolo qua, Banggood, ok? Perfetto. E questo è un adesivo forte, bene bene, lo metterò da qualche parte, mi pare ci sia in tutti gli oggettini. Poi qui fuori c'è il codice che vi metterò sotto se volete andare a vedere se ci sono ancora questi oggetti. Allora, questo è un portachiavi, se faccio così, ecco, non lo rompo, perfetto. È un portachiavi tema cagnolini, guardate che bello, eccolo qua, carino, è leggero, ok, ha l'anello,
normale, un normale anello, con dei charms. Praticamente c'è l'osso, aspettate, l'idrante per fare la pipì, ovviamente, la zampetta e il cagnolino. Guardate, l'idrante, no vabbè, l'idrante non l'avevo mai visto, cioè è troppo forte o no? E il cagnolino assomiglia, sì, è un Jack Russell, no, ma veramente l'ho scelto anche per quello, perché il cagnolino assomigliava moltissimo a Tobia, che non c'è da queste parti adesso, e quindi, no, avete visto anche dietro che c'è la lavorazione? È smaltato, vedete? No, a me sembrano fatti bene, è leggero, però mi sembra fatto bene, è molto carino. Poi vediamo questa busta che è più fine, l'ho aperto da qua, perfetto. Opla! Come vedete, questa busta è grandissima, perché doveva starci dentro questo. Come vi ho detto, in ogni pacchettino c'è la pubblicità. Con calma, devo fare le cose con calma, è il mio nuovo mantra, ed è uno stupendo braccialetto. Io spero per voi che ci sia ancora, vi metterò il link, così fate in fretta a cliccare su quella cosa lì. Cose moderne, bisogna stare al passo con i tempi, ciusca, guardate, no vabbè, io nella mia nuova fase transgender, non vorrei dire, ma mi commuovo quasi a vedere questo fantastico e meraviglioso braccialetto maschile che mi metterò al polso. Risata di tigre, vivo! Dunque, vediamo un po' come si fa, perché non è facile da soli. È così e poi si gira. Perfetto, perfetto, la chiusura è così. Sì, non vorrei sbagliare. Guardate, io mi commuovo davanti a questa magnificenza, lo so, cioè lo preferisco a un braccialetto di Pandora, di qualsiasi altra marca che manco ne so, lo preferisco. Raga, sono i miei gusti odierni, punto, non ce n'è. Ultima cosa, perché lei mi aveva detto, puoi prendere due cose con 10 dollari, poverina, lei credeva di avermi dato poco, no? Per la prima volta, voglio dire, spero ce ne siano altre, ma io dico che sono cose molto carine fino adesso, no? Con 10 euro, oddio, le spese di spedizione non ricordo se c'è, non guardo mai queste cose importanti per voi. Comunque, se andate sul sito poi trovate tutte le spiegazioni, come vado io andate anche voi, ecco. Dove? No, qui sul sito di Banggood. Questo è meraviglioso. Vediamo l'ultima cosa, non ricordo. Wow, no vabbè, vedete qua dentro, e poi nel sacchettino nero era pubblicità. Ovvio, ma mi sembra anche giusto. Codice è un orologio, raga, preso un orologio, 10 euro queste tre cose. L'orologio com'è? Secondo voi? Maschile? No, mi piacciono troppo. Basta. A proposito, avete visto che ho tolto tutto? Ci sarà una rivoluzione. Oh, allora, la Fabi ce l'ho riportata dopo le vacanze. Ecco, con le buone sostiene sempre tutto. E infatti, adesso fatemelo vedere prima a me. Volete vederlo prima voi? Vabbè, guardatelo prima voi, ma si vede? Dai, che lo voglio vedere anch'io! Wow. Scusate, questo è il mio entusiasmo. Da dove cavolo dovrebbe uscire? Aspettate. No, perché intelligenza è un optional. Non me ne hanno dotato. Oh wow, ciao. No, non è l'una, sono le 4 del pomeriggio, mi pare, poi lo metto a posto.
Beh, il colore è interessante, no? È maschile, ma è un colore interessante. Porpora. No, non fa pandan, però è porpora. Va bene, ve lo faccio vedere più vicino, però è mio, sappiate che è mio. Lo metto di qua. No, vabbè. Basta, questo è l'entusiasmo. Insomma, mi piace tantissimo. Raga, Banggood, devo dire che ha delle cose molto carine. Come avete visto, le cose sono arrivate tutto in perfetto stato. Ecco qua. Ha due fascette per tenere ferma la linguetta, il cinturino. Ah, io lo metto sempre a destra, ve l'avevo già detto in un altro video, mi pare, che lo metto a destra. C'è una storia dietro, volete scoprirla? Andate a vedere i vecchi video di Paola Style. Sono scema. Okay. Su questo non c'erano dubbi. Vabbè, faccio così che faccio prima. Sì, questo non, guardate i segni che sono del divano, stavo dormendo. Beh, io non ho parole. Poi, ovviamente, i gusti sono molto personali, ognuno di noi ha i propri gusti, infatti questi sono i miei gusti. Io ho preso le cose secondo i miei gusti. Se voi volete andare a vedere orologi femminili, braccialetti femminili e portachiavi femminili, ci sono, ci sono anche quelli. Quindi io ringrazio Alessia, prima di tutto, perché è stata gentilissima nel scrivermi. Io credo che prenderò altre cose su Banggood perché mi piace, mi sono trovata benissimo. È una buona ditta, secondo me. Ovviamente, se dovesse succedervi qualche cosa, basta scrivere. Sapete che ci sono i cambi, ho reso in tutte le ditte ormai nel mondo dal 2045, ricordo. Vabbè, io queste me le tengo. No, devo togliere per fare l'altra collaborazione. Peccato! Comunque ho ringraziato Alessia, Banggood. Grazie mille, un bacione. E anche a voi, grazie per avermi seguito. Se vi va, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao, raga!